essere qui, grazie mille. Dunque, cominceremo con una breve introduzione da qua, entriamo e poi facciamo bene l'esterno, la facciata, poi ci giriamo anche intorno, lo facciamo dopo, prima l'interno. Dunque, due cosine su San Simpliciano, sulla Basilica. Chi era con me all'altra visita di Sant'Ambrogio sa che la tradizione vuole che Ambrogio costruì 4 basiliche a Milano, ok? Che non hanno lo stesso nome di quelle che vediamo oggi. Nel senso, Sant'Ambrogio non si chiamava Sant'Ambrogio, ma aveva il nome di Basilica Martyrum. La Basilica di San Lazzaro era Apostolorum. Poi abbiamo la Basilica di San Dionigi, che purtroppo non possiamo più vedere, perché era nell'area di San Babila, fu abbattuta seconda metà del Settecento, quindi non c'è rimasto nulla. E poi c'è San Simpliciano, che non si chiamava così, perché Ambrogio la volle chiamare Basilica Virginum, delle Vergini. Si diceva infatti che in questa area, che è l'area della Porta Comasina, le vecchie porte di Milano, la sorella Marcellina, a cui lui era molto molto legato, avesse un rifugio per le vergini, per le fanciulle che erano sole, insomma, che non avevano nessuno e che andavano a rischiare di rimanere in strada, come dire, quindi le povere vergini, le fanciulle. Al centro della cappella, volle che questo battistero venisse messo qui da un'altra posizione che non sappiamo dove nella basilica, Federico Borromeo, non Carlo. Oggi pomeriggio vi faccio vedere una parte, non integrale ovviamente perché non avremo il tempo, del DVD di cui ci parlò il mese scorso il professor Camarosano dell'Università di Trieste. Non so se voi c'eravate, vi ricordate che presentò questo DVD appena uscito, intitolato Sotto Trieste, l'archeologia racconta la storia della città. E siccome è un DVD fatto veramente molto bene, molto interessante e molto legato al tema che noi stiamo trattando, ho pensato che fosse carino potervelo mostrare per la parte che, diciamo, che riguarda le vicende medievali di Trieste. Sono 32 sepolture, 25 si riferiscono a bambini. Una testimonianza, forse, di un'epidemia che colpì la città in quell'epoca. Proprio in questo periodo, intorno al 400, sorse ai margini della città il primo edificio di culto cristiano di Trieste, la Basilica di Via Madonna del Mare, di cui restano i preziosi pavimenti a mosaico colorato del V e del VI secolo. Sorta con funzioni cimiteriali, la chiesa forse accolse le spoglie del martire San Giusto prima. Nei secoli tra il 400 e il 700, segnati dalla caduta dell'impero romano e dal passaggio della città prima sotto i Goti e poi sotto i Bizantini, una forte crisi economica e demografica causò il degrado e il parziale abbandono del pendio del colle di San Giusto. Si avviò un fenomeno di penetrazione della campagna. Si legge solo un tessuto che naturalmente ha subito alterazioni, alcune distruttive come quelle che ho detto, altre non distruttive come il grande castello, che però è un fenomeno, è un fatto, è una costruzione successiva alla successione di Trieste all'Austria e che fu fatta in luogo di precedenti castelli, costruiti ovviamente dal vescovo, quindi dai triestini stessi e dai veneziani, e dei quali si è perduta ogni traccia. Professor Salvatore Cosentino dell'Università di Bologna, docente di storia bizantina, quindi una tra le persone che meglio ci può parlare di Ravenna tra la tarda antichità e l'alto medioevo. Ravenna è una città meravigliosa, chi non c'è ancora stato ci vada, perché merita assolutamente una visita. È anche una delle città con il più bel apparato di mosaici che si possa vedere nel nostro paese, quindi
una vista da non perdere. E a questo punto lascio la parola al professor Salvatore Cosentino, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Vi auguro un buon ascolto. Grazie. Sono io che ringrazio per essere stato invitato a parlare in questa sede, che diciamo, è sempre molto stimolante per coloro che hanno avuto la fortuna, diciamo, di dedicarsi alla storia come professione. Stimolante perché normalmente si incontra un grande interesse, una grande curiosità, una grande competenza, e confesso di aver avuto molte volte il piacere di confrontarmi con un pubblico, diciamo così, che solo superficialmente si sarebbe detto di non addetti ai lavori, che invece più di una volta, insomma, si è rivelato estremamente competente e dunque molto stimolante per l'oratore. Ringrazio naturalmente Maurizio Cani per l'invito e diciamo, prima di iniziare questa mia conversazione, forse è opportuno da parte mia chiarire preliminarmente il taglio che ho voluto dare a questa mia esposizione. Parlare si sente abbastanza bene, io perché tendo a parlare a voce bassa. Parlare di Ravenna nel Medioevo nell'ambito di una conferenza di un'ora ovviamente è diciamo un'operazione che si può fare o attraverso una, secondo me, monotona e del tutto insoddisfacente esposizione di cronologie, di dati e fatti, oppure seguendo il filo della storia politica, oppure naturalmente comporta la necessità di operare un taglio, operare una scelta, proporre una prospettiva di lettura al pubblico degli ascoltatori. E io ho pensato che questa fosse la cosa migliore, cioè di proporre una lettura della storia di Ravenna attraverso, tra la tarda antichità e l'alto medioevo, che spero metta in luce alcuni caratteri di lunga durata della storia della città, alcuni caratteri legati non solo al modo in cui Ravenna è stata percepita dalle società esterne a Ravenna, non solo nel modo con cui gli stessi ravennati hanno percepito se stessi, ma che ambisce anche a in qualche modo cercare di proporre delle linee di struttura sociale ed economica che si formano giusto tra il V e il VI secolo e poi, a mio avviso, continuano ad essere estremamente importanti nella storia della città, almeno fino all'età comunale. Primo riporta la città di Ravenna nell'ambito di un quadro geopolitico che Ravenna conosceva già molto prima degli inizi del V secolo d.C. Il secondo invece ci conduce nell'ambito concreto di gestione del potere politico da parte degli imperatori dell'età tardo antica, tra l'area balcanica, Alto Adriatica e la pianura padana. Era un ruolo che Ravenna non aveva mai smarrito, c'era la percezione di questo. Dunque, e questo è un aspetto che credo si debba tenere presente, perché altrimenti la nascita, diciamo, la rinascita di questa città sembra che avvenga su un tessuto storico del tutto vergine, mentre probabilmente non è stato così. Il secondo elemento invece riguarda il contenuto politico del gesto di Odoacre e lo spostamento di Odoacre, di Onorio, lo spostamento di Onorio e della sua corte a Ravenna. Si legge spesso nella manualistica, diciamo nelle opere di divulgazione che riguardano la storia del tardo impero romano in Occidente, la storia di Ravenna, si legge spesso che attraverso la scelta di Onorio Ravenna diventa la nuova capitale dell'impero nella Pars Occidentis. E sotto certi aspetti, come vedremo, questo è vero. Vorrei però che mettere in rilievo un elemento che penso sia necessario sottolineare per comprendere appieno la scelta di Onorio, e cioè
è un elemento che appunto ci riporta nell'ambito del concreto esercizio dell'autorità imperiale nel mondo tardo romano, a partire dalla seconda metà del secolo III, in quella che gli storici romani usano chiamare la crisi del III secolo. Si assiste a un fenomeno per il quale gli imperatori romani sono spesso comandanti di eserciti, partono spesso in campagna militare, e qui la necessità della creazione di una specie di corte mobile che viene chiamata nelle fonti comitatus, che segue gli imperatori nel corso dei loro spostamenti e determina sostanzialmente la creazione di una serie di città in cui gli imperatori creano delle residenze imperiali e che noi, diciamo, un po' forse, come dire, abbreviando il nostro vocabolario storico, chiamiamo città capitali. Se è dunque vero che Ravenna non è in grado di scavalcare, di scalzare Roma nell'immaginario politico, diciamo, della cultura politica del V secolo, però invece è vero che, secondo me, che invece l'arrivo della corte imperiale a Ravenna produce dei mutamenti di struttura della città molto importanti, perché gli imperatori si saranno anche spostati da Ravenna a Roma, ma la burocrazia imperiale e l'esercito palatino rimanevano a Ravenna, la prefettura Pretorio, il comes rerum l'argizionum, il comes rerum sacrarum, tutti, diciamo, i più alti dignitari dell'apparato di corte rimangono a Ravenna. Dunque a Ravenna si radica un ceto dirigente che è fortemente condizionato nella sua nascita dal rapporto con la corte, e questo penso che non possa non essere tenuto conto nel momento in cui vogliamo studiare la storia della città. E quindi, diciamo, questa prospettiva è una prospettiva senz'altro corretta, ma che forse, diciamo, deve essere, a mio avviso, ricontestualizzata in questo quadro. Pertanto le conseguenze della scelta di Onorio si fanno sentire sulla struttura sociale della città. Ma il primo episcopio, quello ortodosso, si crea è sicuramente fondato tra la fine del IV secolo e l'inizio del V secolo, riceve una monumentalizzazione sotto il primo vescovo del quale ci parlano le fonti in riferimento al suo radicamento a Ravenna, si chiama Ursus, qualcuno forse di voi ricorderà che lo stesso battistero ortodosso e l'episcopio vengono costruiti nella loro prima fase da un vescovo che si chiamava Leone nel terzo quarto del V secolo, quindi sostanzialmente durante l'età di Valentiniano III. Ed è interessante notare che proprio in coincidenza, dunque, con il radicamento della corte imperiale a Ravenna, le informazioni sull'episcopato ravennate diventano più abbondanti, non solo poco prima dell'attività del vescovo Leone, tra il 423 e il 450, è attivo un vescovo, il primo Petrus nella serie, diciamo, dei vescovi ravennati, Pietro I, che viene soprannominato Crisologo, da Pietro I, da uno dei sermoni di Pietro Crisologo, apprendiamo che alla chiesa di Ravenna, in virtù di quello che Pietro Crisologo chiama un edictum Caesaris, quindi evidentemente un provvedimento preso da un imperatore romano e da un decretum pontificis, da in accordo dunque con un provvedimento del vescovo di Roma, Ravenna viene dichiarata, viene eretta a sede
metropolitica con 13 suffraganei sotto il vescovo Ravennate, arrivando, come dire, a conculcare il ruolo che fino a quel momento aveva avuto, diciamo, in area padana la chiesa ambrosiana, il vescovo di Milano. C'è uno spaventoso fenomeno di, diciamo, di causa ed effetto tra l'ascesa della chiesa ravennate e la diminuzione delle prerogative ecclesiastiche della chiesa milanese proprio a metà del V secolo. Emilia di Costa correva qua, si poteva, infatti, si poteva ancora vedere dalle mura. Nell'età di Procopio, cioè nel corso proprio della guerra greco-gotica, siamo negli anni 30-40 del VI secolo, il mare era distante dalle mura di Ravenna circa 6 km. Nel senso che ancora si avvicinava alle mura, ma non era navigabile nella parte più adiacente alle mura. E dunque la storia, diciamo, dello spostamento della linea di costa, dell'impaludamento dell'area attorno a Ravenna è un fenomeno che, diciamo, è estremamente importante per la vita della città. Non si può studiare Ravenna senza tenere conto, diciamo, di questo aspetto, come nota appunto benissimo Sandro Apollinare. Ebbene, uno degli elementi, diciamo, che testimonia l'importanza finanziaria di Ravenna è determinata proprio da questo fatto. Mentre a Ravenna nel VI secolo sono testimoniati 13 banchieri, a Roma nello stesso periodo, in una città enormemente più grande di Ravenna, ne sono testimoniati solo 4. Quindi è chiaro che un dato di questo genere deve essere spiegato, e io penso che possa essere spiegato alla luce, diciamo, delle caratteristiche che ho cercato prima di sommariamente di illustrarvi. Il VII e l'VIII secolo, lo diceva prima quel video che abbiamo visto a cura del professor Camarosano, sono secoli di crisi in tutto il bacino del Mediterraneo, sono straordinariamente moderni oggi, perché anche oggi, come allora, la società del primo Medioevo si trova a svilupparsi nell'ambito di un contesto economico che ha perso le capacità di produrre la ricchezza. C'è stata una involuzione veramente piuttosto considerevole rispetto all'organizzazione economica del V e del VI secolo, e questo lo si vede nell'edilizia abitativa, che diventa molto più povera verso la metà del secolo VII. A partire dalla seconda metà del secolo VII l'esarca diventa sempre di più, diciamo, un capo che riesce a controllare solo l'area attorno a sé e non, per esempio, il Ducato Romano, il Ducato di Perugia, Napoli, la Calabria, la Sicilia aveva un'altra costituzione politica. La consapevolezza che la memoria del passato romano continuasse a agire come un potente fattore anche nella storia politica è viva, molto viva, nell'età degli Ottoni, e continua a essere viva anche nell'età degli imperatori salici, quindi Ottoni e imperatori germanici della casa di Franconi utilizzano, diciamo, questo elemento romano. Non a caso tutti gli imperatori si fermano a Ravenna quando scendono dalla Germania e vanno verso Roma, fanno una tappa obbligata a Ravenna. Ravenna non decade come città dal punto di vista economico nell'età che va dal IX al XI secolo, ma questo è un discorso che non posso condurre, diciamo, in questa sede. Dunque questo, il retaggio della memoria romana a Ravenna continua a improntare la storia della città fino almeno all'XI secolo, e non è per la città un puro mito per sopravvivere. Io adesso mi fermerei qua. Grazie.